Ciao a tutti ragazzi, qui è Stark e benvenuti su Wedle. Allora ragazzi, oggi ritornano un paio di rubriche su Guido. Visto che ultimamente ci siamo lasciati con quei video sfogo, tra virgolette, per quanto riguarda tutti i cambiamenti che ci sono stati su Guido, oggi ritorniamo a fare quello che tanto mi piace, ovvero un bel po' di rubriche da riportare su questo canale. Come al solito ragazzi, vi ricordo che ho aperto un nuovo canale, ovvero Beehive, dove ci sarò soltanto io, dove parlo di videogiochi in generale e soprattutto darà l'inizio a questa società videoludica che vorrei creare, che si chiama per l'appunto Beehive. Quindi, se volete iscrivervi al canale, ovviamente trovate sia nelle schede info, spero che sia a destra, a sinistra, non mi ricordo, e ovviamente nell'info box qui in descrizione. Però ragazzi, ora passiamo un poco al video di oggi. Allora, oggi faremo un video molto particolare. Ho fatto un paio di ricerche e ho scoperto delle informazioni relative al Pokédex, in questo caso Rotomdex, di alcuni Pokémon che sono estremamente inquietanti. Cioè ragazzi, queste descrizioni che andremo a vedere potrebbero addirittura uccidere l'essere umano. Oggi vedremo esclusivamente i Pokémon della regione di Alola. Però se questa rubrica vi piacerà, mi sa che porteremo un bel po' di episodi anche di generazioni passate. Ragazzi, prometto che non è una top, perché sarebbe veramente disumano fare una top su chi uccide meglio, chi uccide peggio. Perciò faremo come se fosse teoricamente una lista della spesa. Allora ragazzi, io vorrei iniziare con Oricorio, però non l'Oricorio normale, bensì lo stile buio. Nani? Allora vorrei un attimo leggere le descrizioni per quanto riguarda Ultrasole e Ultraluna. Ultrasole ci dice: ammala il nemico con una danza raffinata e approfitta della sua distrazione per colpirlo con una maledizione fatale. E fino a qua tutto a posto. Ultraluna invece ci dice: un oricorio che si è nutrito di nettare viola, alcuni ballerini traggono ispirazione dalla sua danza, leggiadra e ammaliante. Allora, dalla descrizione di Ultrasole e Ultraluna, tendenzialmente possiamo vederlo come un Pokémon non così tanto pericoloso. Ma c'è un problema. Nelle descrizioni di Sole e Luna, in particolare su Luna... Vediamo. Sole ci dice: un oricorio che si è nutrito di nettare viola, la sua ammaliante danza raffinata spinge l'anima e il corpo dei nemici sul confine con l'altro mondo, cioè vi ammazza. La descrizione di Pokémon Luna ci dice: chiama a sé le anime dei morti con un ballo ammaliante e sfrutta il rancore che lo pervade per scagliare una maledizione contro i nemici. Cioè addirittura questo Pokémon sfrutta il rancore, ragazzi. Dovrebbe comunque dare dei messaggi positivi, no. Oricorio stile buio è veramente un pezzo di me. Passiamo ora a una forma Alola, in questo caso Mac di Alola. Questa volta rispetto ad Oricorio abbiamo una descrizione un po' più inquietante di Ultra Sole Ultra Luna rispetto a Sole e Luna. Quindi iniziamo a leggere la versione di Pokémon Sole e Pokémon Luna. In Pokémon Sole dice: la sua colorazione sgargiante è dovuta alle reazioni chimiche prodotte all'interno del suo corpo in base ai rifiuti che mangia. Invece Pokémon Luna ci dice: è sorprendentemente calmo e affettuoso, ma se si vuole evitare che inizi a mangiarsi i mobili, occorre sfamarlo costantemente con dei rifiuti. Quindi tendenzialmente le descrizioni di Sole e Luna lo fanno percepire come un Pokémon che ha sempre fame e che ha bisogno comunque di oggetti da mangiare, come per esempio i mobili, e che comunque la colorazione del Mac di Alola, questa colorazione arcobaleno, è dovuta appunto ai rifiuti che mangia. In Ultrasole e Ultraluna è un tantino diverso. In Ultrasole ci dice: il suo corpo contiene più di 100 sostanze tossiche diverse dalle cui reazioni chimiche tra energia vitale. Ultraluna invece ci dice: quelli che sembrano denti e artigli sono in realtà tossine cristallizzate che avvelenano al solo contatto, avvicinarsi è molto pericoloso. Quindi dal passaggio di Ultrasole e Ultraluna c'è questa sorta di descrizione che ti fa capire che Mac di Alola è un Pokémon molto pericoloso. E se in questo caso per esempio noi toccassimo Mac di Alola nella descrizione di Ultrasole per esempio, potremmo ricevere una miriade di malattie un poco come Mr. Burns. Ragazzi, ora passiamo invece all'Ikarok forma notte. Allora, per quanto riguarda le descrizioni Ultrasole e Ultraluna, sono abbastanza, come posso dire, rappresentano un Pokémon molto combattivo e deciso. Ultrasole ci dice: ignora bellamente gli ordini che non gli vanno a genio, il suo unico obiettivo è sconfiggere il nemico al prezzo di qualunque ferita. Ultraluna invece ci dice: vive solitario, senza mai formare un branco, da retta solamente agli allenatori che riescono a tirare fuori tutto il suo potenziale. E già qui è una bellissima descrizione. Il problema però, ragazzi, sta per Pokémon Luna. Sempre Pokémon Luna, cioè hanno questa sorta, ho capito che stiamo parlando del buio, della luna, della notte, però... Iniziamo però prima con Sole. Sole ci dice: più è forte il nemico che deve affrontare, più si fa combattivo. Pensa solo alla vittoria e si lancia sul nemico senza pensare alle conseguenze. E questa descrizione mi sembra molto simile a quella di Ultraluna. Però ora passiamo appunto a Pokémon Luna. Provoca il nemico per spingerlo ed attaccare. Lacera le carni, tira poderose testate e frantuma le ossa dei nemici con la sua criniera di pietra. Cioè ragazzi, praticamente l'Ikarok in Pokémon Luna massacra, letteralmente massacra
sia esseri umani che Pokémon. Questa cosa mi spaventa parecchio. Però ragazzi, oh, ma chi se ne frega che l'acera distrugge e disintegra ossa di Pokémon allenatori? Diciamo che comunque Ligarong forma notte è veramente fantastico come Pokémon. Passiamo ora invece a un Pokémon che, bene o male, già tutti sanno la sua descrizione, la sua inquietudine e la sua, come posso dire, esperienza di morte. Ovvero Toxapex. Allora, non so perché la Game Freak ha voluto evidenziare l'orrore, il senso macabro delle descrizioni di Pokémon attraverso Sole e Luna. Infatti in Ultrasole e Ultraluna ci dice: in Ultrasole attacca il nemico lanciando aculei velenosi, falci nemici che gli si avvicinano con gli artigli dei suoi tentacoli. Ultraluna invece con i suoi 12 tentacoli forma una cupola protettiva che resiste anche alle correnti marine e assicura un piacevole riparo. Quindi raga, fino a qui tutto a posto. Però in Sole e Luna dice: striscia sui fondali marini con i suoi 12 tentacoli, lasciando dietro di sé una scia di resti di corsola. Luna, il suo veleno provoca nella vittima 3 giorni e 3 notti di dolori lancinanti e lascia dei danni permanenti. Quindi, vabbè, lo sapevamo già che distruggeva, ammazzava e mangiava i corsala. Ma a quanto pare in Pokémon Luna è anche pericoloso per l'essere umano, che provoca appunto nella vittima 3 giorni e 3 notti di dolori atroci, ragazzi, come se fossimo all'inferno. Quindi può appunto provocare la morte all'essere umano. Allora, abbiamo già visto dei Pokémon abbastanza orripilanti dalle proprie descrizioni. Ora andiamo su qualcosa un po' più soft, ovvero Araquanid. Anche qui in Ultrasole e Ultraluna viene descritto come un Pokémon un po' più socievole rispetto alle descrizioni di Sole e Luna. In Ultrasole dice: se ne sta per lo più in acqua, quando è sazio conserva le prede che ha catturato nella bolla che ha in testa. Ultraluna invece conserva le cose importanti nella sua bolla d'acqua, potrebbe provare a metterci anche il suo allenatore se questo non sta attento. Ecco, ho detto una grandissima cazzata all'inizio. In realtà anche la descrizione di Ultrasole e Ultraluna è abbastanza inquietante, perché se non sei un buon allenatore, in questo caso nel mondo Pokémon, Araquanid ti potrebbe far affogare nella sua bolla, perché conserva le cose importanti. In questo caso potrebbe essere proprio importante l'allenatore stesso, ma se non sta attento affoga, muore, e quindi c'ha un cadavere nella sua bolla. Ragazzi, una cosa sconvolgente. Però passiamo alle versioni di Sole e Luna, perché in Sole dice: usa la bolla d'acqua sulla sua testa per dare delle testate e i Pokémon di piccola taglia vengono direttamente intrappolati nella bolla e affogano. Quindi lui ammazza letteralmente i Pokémon piccoli, quindi cuccioli di Pokémon, all'interno della sua bolla, perché a quanto pare, non lo so, non sanno nuotare, affogano e muoiono, e li conserva all'interno. E questa cosa è Araquanid, ma fai schifo. Per quanto riguarda Luna è un po' più soft, perché dice: nonostante l'apparenza è molto protettivo, quando trova dei suoi simili più piccoli e deboli li accoglie nella sua bolla d'acqua. Ragazzi, passiamo a un'altra forma Alola, che in questo caso è Marowak di Alola. Ecco, già sappiamo bene o male la storia di Marowak di Alola, che potrebbe aver preso ispirazione dalla mamma di Marowak nell'anime e ovviamente nei giochi Pokémon Rosso e Blu. Ecco, in Ultrasole e Ultraluna abbiamo una descrizione un po' più interessante. La lussureggiante regione di Alola è un posto inospitale per Marowak, che per sopravvivere ha imparato a servirsi del fuoco. Quindi spiega chiaramente il passaggio dei Marowak di Kanto ai Marowak di Alola. Ultraluna invece ci dice: quando colpisce con il suo osso, appicca un fuoco maledetto che continuerà a bruciare in eterno per quanta acqua ci si versi sopra. Quindi è sempre una descrizione quasi fisica, quasi psicologica del Pokémon, tutto a posto. Però in Sole e Luna ovviamente abbiamo le cose inquietanti. In Pokémon Sole ci dice: l'osso che impugna apparteneva alla madre, la cui apprensione si è trasformata in una fiamma che protegge i figli anche dopo la morte. E qui ci sta ovviamente la descrizione, abbiamo detto all'inizio, come una sorta di riferimento easter egg ai vecchi giochi di prima generazione. Ma è Luna, sempre Luna. Cioè, ragazzi, non capisco il motivo. Soffre molto per la perdita dei propri compagni. I cumuli di terra che si vedono ogni tanto agli angoli delle strade sono tombe di Marowak. Ma perché? Perché questa cosa inquietante? Perché? Cioè, tu fai un passo, quella, guardate, una tomba di Marowak. Perché i Marowak devono schiattare? Sta cosa non la capirò mai. Vabbè, ragazzi, passiamo a un altro Pokémon, anche questo famoso per la sua inquietudine, ovvero Beware. Beware è una descrizione abbastanza inquietante in tutti i giochi Pokémon di settima generazione. Quindi iniziamo con Sole, che ci dice: la sua devastante forza fisica lo rende estremamente pericoloso, tanto che di solito è vietato l'accesso alle zone in cui vive. Luna invece ci dice: ha il vizio di abbracciare gli amici con una forza disumana, le sue effusioni hanno un effetto distruttivo sulle ossa del proprio allenatore. Ecco ragazzi, in questo caso, se questo video fosse stato una top, probabilmente l'avrei messa al primo posto, per il semplice motivo che non solo ammazza il proprio allenatore, ma lo fa proprio perché lo vuole bene. È una cosa dannatamente orripilante, veramente orripilante. In
In Ultra Sol Ultra Luna invece parla magari di una descrizione un poco più basata sui suoi attacchi, quindi sul suo modo competitivo. Infatti in Ultra Sole dice: agita energicamente le braccia in segno di minaccia o di avvertimento, l'unica via di scampo è darsela a gambe, quindi non lo puoi ammazzare. Ultra Luna invece va fiero della propria forza smisurata, molti ritengono che Beware sia il Pokémon più pericoloso di Alola, e già qua bene o male si riporta a Sole. Però ragazzi, come sempre in Pokémon Luna c'è questo senso di morte, ma perché? Ragazzi, ora invece passiamo a Palossand, o Palossand, come volete chiamarlo voi. Allora, come al solito, indovinate dove vi è la descrizione inquietante. Vi do 3 secondi di tempo. 3, 2, 1. Leggiamo? Allora, in Ultra Sole e Ultra Luna, ognuno dei suoi granelli ha una volontà propria. Inghiotte vive i Pokémon più piccoli e ne ruba l'energia vitale. E già Ultra Sole si slancia un po' con una descrizione, tra virgolette, inquietante. Ultra Luna invece ci dice: questo temibile Pokémon immobilizza i nemici con una tempesta di sabbia per poi rubarne l'energia vitale. E anche qua, meno male, dai, le descrizioni di Ultra Sole e Ultra Luna sono meno soft. Passiamo a Sole, dove si è evoluto servendosi degli esseri umani per diventare un castello di sabbia, aumentando così la forza malefica. Questa probabilmente è la descrizione un po' più interessante del Pokémon stesso. Ma ora ragazzi, arriviamo come sempre a Pokémon Luna. Siete pronti? Luna succhia energia vitale delle vittime e ne seppellisce le ossa rinsecchite sotto il castello. Quindi, come Araquanid, come l'Ikarok Formanotte, questo maledetto Pokémon distrugge, disintegra i Pokémon, prende le ossa e se le trascina. Quindi tu stai in spiaggia con la famiglia sulle spiagge di Alola e trovi per esempio un Palossand, o Palossand non so come si dica, e niente, trovi anche ossa di Pokémon morti. Siamo al penultimo Pokémon e abbiamo ovviamente un Pokémon famosissimo e forse tra le mascotte più belle delle ultime generazioni, ovvero Mimikyu. Allora, questa volta stranamente le descrizioni inquietanti sono per Sole e Pokémon Ultra Luna. Io inizierei sempre con Ultra Sole, che dice: è un Pokémon tranquillo che soffre di solitudine. Se qualcuno cerca di sbirciare sotto il panno che lo nasconde, si oppone con forza. Quindi queste, bene o male, sono le descrizioni che già sappiamo di Mimikyu. In Pokémon Luna invece dice: soffre molto della solitudine e per poter avvicinare gli esseri umani e gli altri Pokémon c'è il suo tremendo aspetto sotto un panno. E ora invece passiamo a Sole e Ultraluna, che qui bene o male ci sono delle cose abbastanza inquietanti. Allora, Ultraluna dice: un allenatore che ha visto cosa si cela sotto il suo panno per una folata di vento è andato incontro a una morte dolorosa la sera stessa. Mentre in Sole dice: nessuno conosce il suo vero aspetto, pare che uno studioso sia morto di paura dopo aver guardato sotto il panno che lo nasconde. Sarà che magari si tratta sempre dello stesso studioso di Mimikyu? O sarà magari che sono tendenzialmente due persone diverse? Perché probabilmente quello di Sole è morto per infarto, vedendo appunto cosa si nascondeva sotto il Mimikyu. Mentre in Ultraluna non è morto per infarto, perché è morto purtroppo in modo doloroso la sera stessa. E sta cosa mi manda in cervella. Cioè, vi giuro ragazzi, perché fare queste descrizioni? Per concludere ragazzi, abbiamo un'ultra creatura, ovvero Blazefalon, che ovviamente non ha le descrizioni di Pokémon Sole e Luna, però leggeremo ovviamente quelle di Ultrasole e Ultraluna. Allora, Ultrasole ci dice: sembra che sia un'ultra creatura, si avvicina alle persone ondeggiando e fa esplodere la sua testa all'improvviso. Mentre per quanto riguarda Ultraluna, ultra creatura arrivata attraverso un ultravarco sorprende le prede con un'esplosione e ne approfitta per sottrarre la loro energia vitale. In questo caso una descrizione molto simile ad Ultrasole, forse un po' meno di impatto, ma il senso è quello, nel senso che vuole ammazzare gente. Cioè Blazefalon fa una danza e boom, lancia la palla e kaboom. Però è figo. Bah, kaboom. E niente ragazzi, anche questo video è finito. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, perché voglio assolutamente sapere se vi piace questa tipologia di rubrica dove appunto commentiamo insieme queste descrizioni. E se arriviamo intorno ai 1500 mi piace, vi prometto che vedremo anche altre descrizioni inquietanti, questa volta ovviamente dedicati a Pokémon di generazioni precedenti. Commentatemi invece qua sotto scrivendomi magari i Pokémon che sono inquietanti, quindi le descrizioni magari più inquietanti che posso portare appunto nei video futuri. E iscrivetevi al canale ovviamente per rimanere aggiornati con tutto quello che faccio, che sia Pokémon Xenoverse, che siano queste rubriche e che sia tutto quello che faccio anche sul secondo canale, ovvero Beehive, che come al solito vi invito ad iscrivervi. Sono quasi a 5000 iscritti e spero veramente di arrivarci il prima possibile. Ci sono già un bel po' di video all'interno, quindi ovviamente vi lascio tutto in descrizione. Come al solito seguitemi anche sull'Instagram Widdle Channel per rimanere aggiornati con tutte le novità relative al canale e a Pokémon Xenoverse. Niente, da Capitano Starkey è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!